direttamente da Made in Sud e Colorado Caffè Life, Enzo e Sallo! No, i capelli no! I capelli! Grazie, guarda che applauso caloroso! Ma soprattutto devo dire spontaneo! Nessuno ve l'ha chiesto e voi l'avete fatto, eh? Ah, che bello, guarda. Però adesso, prima di iniziare lo spettacolo, voglio vedere una piccola cosa. Voglio vedere per alzata di mano quante persone ci conoscono. Evite di fare sta domanda, che di solito fai figura di merda. Lo so, ma per curiosità lo voglio sapere. Per alzata di mano quante persone ci hanno visti a Made in Sud, la trasmissione che va in onda su Sky Comedy Central. Hai fatto una figurina. Vabbè, forse non hanno Sky, però forse qualcuno ci ha visti a Colorado su Italia 1. Sabato forse non tengo la televisione. Evita, perché non ti conosce veramente nessuno. A Zelig? Ma quando mai? Non abbiamo fatto Zelig. Ci stanno prendendo in giro. Sabato, ma tu mo te ne sei accorto? Fammi che ti faccio vedere come si fa. Buonasera. Signori, per alzata di mano, quante persone ci hanno visti ospiti a quelli che il calcio? State zitti. Ospiti al Maurizio Costanzo Show? Ma non lo fa nemmeno più il Maurizio Costanzo Show, eh? Però mi fa fa a me. E siamo stati ospiti anche all'ultimo festival di Sanremo! Ma non è vero, ma perché devi dire queste cose? Salvato, non ci conoscono, almeno ci atteggiamo un poco, ma come ne frutto a me? Tu ti hai fatto più cose che ti pagano più assai, non te lo... Comunque noi lo volevamo dire, a Sanremo ci siamo stati sul serio, forse qualcuno non ci ha visto, però ricordiamo Sanremo con una forte emozione, proprio quando ci lanciarono i fiori sul palco. Sì, perché si sa, Sanremo è la città dei fiori. A San Marzano ce la siamo vista brutta. Ma che devo specificare proprio? Mamma mia, che brutta serata a San Marzano. Ma quanti pomodori, ma non tanto il pomodoro sfuso, ma soprattutto le botticche. Qualcuno non capì bene il meccanismo. Vabbè, comunque a parte... Io chiedo una cosa che... No, la salvo, no. Ma si coltiva qualcosa in particolare in zona? Cos'è che si coltiva? Carciofo. Cosa? Carciofo. Sasu, carciofo fa male. Davanti anche in altri luoghi. Quindi eviterei di fare... Fa la persona seria, perché stasera ti fanno male. Assolutamente sì. Ah. No, comunque effettivamente lavorando a Mediaset su Italia 1 ci hanno chiesto di fare la pubblicità che fa Italia 1. Ci hanno chiesto di registrarla in modo tale che poi la manderanno in onda sulle reti Mediaset. Quindi con il vostro aiuto facciamo questa registrazione. Ma sei sicuro? Sì, dai, questa cosa non la voglio fare. Dai, cioè, a livello contrattuale ce l'hanno chiesta, è una cosa simpatica. Prepara quindi il video. Io adesso devo fare il video. Esatto. Vabbè, allora, se lo vogliono fare. La volete fare? Qualcuno ha detto no, io rispetto chi ha detto di no. No, dai, facciamola. La dobbiamo fare per forza. Facciamo una cosa molto semplice, facciamo che gli uomini dicono Italia e le donne uno, su tolgono reggiseno. Ma non ridete. No, viene una cosa simpatica. Ma che simpatica, non si... Ho messo là in fondo, qualcuno era molto contento dell'iniziativa. Allora, non si può fare assolutamente una cosa del genere. Secondo me veniva una bella cosa. No, anzi direi di fare una cosa più movimentata, tutti con le mani in alto. Questa è la rapina! Forza! Cacciate i soldi! La pensione, il portafoglio, il cellulare da dietro! Ma rapina! Che stai combinando? Vai, vabbè, tu hai detto mani in alto, mi è venuto in mente il mio vecchio lavoro, perdonatemi. Perché scusa, che lavoro facevi prima? Il politico. Beh, il politico mica dice mani in alto! No, però fin rapina, Salvatore. Cazzi! A modo suo, ma fa le rapine. No, tu non lo sa. Ah. No, comunque. Ah, ma si sente, non te la conosco, sono io quello che dicevo. Ah, si sente, meno male. No, Enzo, allora, visto che con te non si può fare niente, facciamo così, una linea centrale, ipotetica, di qua dicono Italia e di qua tutti quanti uno! E che fantasia che c'è. Non è un tipo molto fantasioso. Lo so, non è fantasiosa, ma è la cosa più semplice da fare. Siamo pronti al mio 3. Con Italia. Al mio 3. Esatto, 1, 2 e 3. Italia 1.
Uno ha schiattato a capo, eh? Proprio... Hanno fatto anche le coreografie col pollice, una cosa bellissima! Salvato, qualcuno l'ha alzato pure il medio, non lo voglio dire. Secondo me. Dai, no, proviamo! Non ho capito cosa voleva significare, vero? Scusa, si può, si può spegnere completamente questa. Proviamo a rifare. Ah! Non era questo, non è questo come fa rumore. Tengono rumore nella vecchia come era. Proviamo a farlo un'altra volta e diamo la possibilità all'Italia di farlo meglio. Uno, due e tre! Italia! Questo è venuto benissimo! Anzi, Enzo, fai vedere com'è venuto il video! Lascia stare, eh! L'abbiamo fatto, è venuto fuori una bella cosa, fai vedere com'è venuto il video! Lascia stare! Ma perché? Dai, l'abbiamo fatto, è venuta fuori una simpatica! Tenga, memoria piena non ha registrato niente. Ma va. Non sono su acqua. Signori, il video è venuto benissimo. Infatti lo potrete vedere su Italia 1 da settembre verso le 5 del mattino. Però, lascia stare. Vabbè, un orario comodo. Lascia stare il video, lascia stare queste sciocchezze. Anche perché noi siamo qui per un motivo ben preciso. Ci pagano. Ma che ci pagano? Ah, non ci pagano nemmeno. Ciao, grazie. Vieni qua. Che? Vieni qua. Non è per i soldi che stiamo qua. Ma che cazzo sei? Insomma, si scende. Ma non puoi essere così venale. Stiamo avvenuti. Allora, scusate un attimo, facciamo una riunione interna. Ma che si pazzi! Insomma, non l'ultima dire che volta sei... che hai detto sta cosa, non ci hanno pagato. Lo so, ma questo è un fatto nostro, non lo puoi dirlo qui davanti. Allora, buonasera a tutti. Volevamo dire che questa sera Enzo e Sal, ma soprattutto Sal, è qui a Venosa gratis! Io no! Vabbè, ero qui. Ci tiene a specificare questa cosa? Il mio ruolo, quindi... Comunque, a parte questo, dicevo, siamo qui per un motivo ben preciso. Siamo qui per lanciare un messaggio. A tutti quanti. A tutti quanti. Sabato già non ti pagano, lascia stare. Il messaggio non si paga, il messaggio è basta arrabbiarsi. No. Perché veramente, fateci caso, a volte ci arrabbiamo anche per delle piccole cose e poi non ci godiamo la bellezza della vita che è anche nelle piccole cose. Quindi, proprio per questo... Abbiamo progettato un oggetto che adesso Enzo andrà a prendere. No, stata così lo simpatica cosa, proprio. Un oggetto che adesso Enzo andrà a prendere, così lo mostriamo qui questa sera. Ma faccio così. Da copione, Enzo, guarda, l'ho messo qua dietro, esci e rientri. Praticamente come vi dicevo, grazie a questo. Permettete? Tipo molto educato. Come dicevo, grazie a questo oggetto non vi arrabbierete più per niente. Aspetta, al mondo. Non lo trovo, Sasa. E se l'ho messo dietro le quinte, solo. Non puoi sbagliare, dai. Praticamente come vi dicevo, non vi arrabbierete più per niente al mondo. Non avrete più problemi d'ulcera, niente più problemi di fegato. Grazie a lui, l'incazzatore personalizzato. È bello perché mo qualcuno ha detto, hai capito che io ti aggiungo? Vabbè, lascia. L'unico che con un semplice schiocco delle dita si arrabbia al posto vostro per qualsiasi cosa. Ma facciamo subito un esempio pratico. Non so, state camminando per strada e incontrate un vostro amico che ha un piccolo difetto, è leggermente logorroico, e quando inizia a parlare a mitraglietta gli vorreste tanto dire... E basta! Statti zitto, piglia fiato, sputa a terra! Ma che parla, sempre tu parli! Quaglio, tu sei pesante! Tu sei così pesante che pure quando vengono i testimoni di Geova a casa, tu guardano e chiudi la porta in faccia da soli, non è... Cosa dirvi di più, amici? Cosa dirvi di più? €299 e sarà vostro, che vi può essere molto utile anche quando scoprite che la vostra ragazza si è iscritta a Facebook e vi dice che non c'è niente di male, ma soprattutto vi chiede di non essere gelosi? Ma io non sono geloso io, sono gli altri che sono rattuso. Ma tu hai visto la fotografia che hai messo in bacheca e i commenti che ti lasciano? E lei che cosa mi dice? Amore, ma io mi sono iscritta per farmi dei nuovi amici, eh? Ma il problema è che tu non alla volta gli amici te stai facendo a tutto quanto, grande so. Cosa dirvi di più?
telefonate allo 081 68 28 14 e acquistate anche voi il vostro incazzatore, che vi può essere molto utile anche quando dormite insieme a vostro marito. Lui russa tutta la notte e il giorno dopo si giustifica dicendo: ma io russo perché sono stanco. No, perché si lo porca! Non è mai possibile tutta la notte nelle orecchie? Finisci con maiale, comincia con la caffettiera! Ma va fam! Signori, acquistatelo che può essere molto utile anche a voi ragazzi. Non so, frequentate una ragazza e dopo averci provato spudoratamente, lei se ne esce con la frase tipo: vabbè, però tu per me sei come un fratello. Un frato? Il fratello? Ma perché tu mi hai visto un fratello che ti viene a pia tutte le sere, ti porta al cinema a ballare in discoteca e non ti fa pagare un euro? Il giorno dopo accompagno ma al lavoro io scemo ti accompagno al lavoro. Mi piacciono gli stivali e ti compro gli stivali, lei mi fa uno squillo e io la richiamo sempre e alla fine che mi dice? Che io per lei sono come un fratello? No, io così non so fratello a te, io così so proprio fratello a te. Dite la verità, quante volte l'avreste voluto dire e poi non l'avete detto per pudore? Per questo vi dico, acquistatelo, che vi può essere molto utile anche quando incontrate un vostro amico che ha un cane. Uno di questi cani odiosissimi che appena vi guarda, vi salta addosso e il padrone dice: ma quello vuole solo giocare. E beh, che giochi? Sempre con me sto qua. Che appena mi vede da lontano si attacca alla coscia. Ma consumato, tre pantaloni ma consumato. Che poi la cosa che mi fa schifo, che mentre lo fa il cane, mi guardo negli occhi. Visto? Mi fa l'occhialino. Caccio pure la lingua. Ci manca solo che alla fine si accende una sigaretta e va a dormire, sto grande cur. E purtroppo... e purtroppo le cose che ci fanno arrabbiare sono veramente tante e all'ordine del giorno. Non so, venite a sapere che un parlamentare di base guadagna 15.000 euro al mese e il suo portaborse ne guadagna ben 4.000? Ma non da sai purtà a mano sta caspita e borso, quello che dico io. E questo è per quanto riguarda gli stipendi. E voglio parlare delle pensioni. Un parlamentare, se non lo sapete, deve lavorare soltanto 32 mesi in tutta la sua vita per avere una pensione esagerata. Invece noi dobbiamo lavorare e buttare sangue per più di 35 anni per avere una pensione che fa schifo. E loro non pagano le tasse, auto blu, aerei gratis, ha già sfugato basta cosa. Ma fatto proprio. Ah. Quindi, caro parlamentare, se io ti vedo in mezzo alla strada, ti prendi la cravatta e ti faccio proprio... perché in questo caso è meglio abbassare il volume e aspettare che si calmi. E se proprio non si calma, lo spegnete. Acquistate il vostro incazzatore, così ad arrabbiarsi ci pensa lui. Adesso una piccola curiosità: a voi servirebbe un incazzatore personalizzato? Solo i bambini. Ci sta, se qualcuno ha da dire qualcosa che gli fa arrabbiare in particolar modo, può dirlo adesso. Cosa ti fa arrabbiare? La sorella, chi ha detto la sorella? Ti fa arrabbiare tua sorella?